Sindaco Lacchetta, ormai Farina non è più zona rossa, com'è la situazione innanzitutto nel suo comune? Situazione tranquilla e in fase di miglioramento deciso perché aumentano il numero dei guariti e aumentano il numero dei clinicamente guariti, quindi delle persone in attesa del secondo tampone. Questo fa ben sperare per una riapertura che sia chiaramente responsabile, ma che è necessaria. Saranno sicuramente giorni difficili perché ripartire dopo oltre 60 giorni di quarantena forzata non è assolutamente semplice, ma bisogna farlo per riattivare il tessuto economico di un'area fortemente depressa e che deve necessariamente guardare al futuro. Ecco, pare che nei giorni scorsi sia stato bocciato anche un emendamento dal governo, si parlava delle risorse, in più da dare ai comuni all'interno delle zone rosse. Preoccupa perché per l'ennesima volta hanno dimostrato che l'area Vestina è sempre, anche così come l'area Valfino, rimane sempre indietro nei programmi di chi ci amministra e di chi ci governa a livello nazionale. Ecco, torniamo a parlare, di Farindola. Secondo lei ripartiranno i cantieri? Lei aveva dei cantieri avviati grazie anche al bonus del cratere sismico. Sì, i cantieri ripartiranno, fortunatamente ripartirà quella ricostruzione che aspettiamo da 3 anni, quindi è sicuramente un punto di forza per i cittadini che finalmente vedono in qualche maniera ricostruire quella speranza di vita che aspettano da diverso tempo.